Vai. Cari fratelli e amici di lavoro, caro mondo, mi trovo qua alle Terme di Cervia, oggi mercoledì 25 settembre 2024, sono le ore 12.45, purtroppo ancora una volta in questo mondo abbiamo danni di alluvioni nella Ravennate e nella Grande Romagna. Ancora una volta la Meloni non ha mandato i soldi del PNRR in tempo e così i lavori di manutenzione di queste strade, di questi ponti non ci sono stati fatti. Ancora una volta la Meloni tocca le pensioni e i pensionati, ma è sempre stata così. Vorrei oggi augurare al mondo intero, anche a coloro che noi ospitiamo e fanno, diciamo, quel razzismo contro gli italiani e uccidono noi italiani, visto che questa notte a Bologna ne hanno uccisa un'altra ed era un immigrato che non poteva stare qua in Italia. Oggi vorrei parlare anche a Mattarella, anche alla nostra grande politica, anche al mondo dei politici, visto che le cose non stanno funzionando. L'economia sta andando a zero, a rotoli. Abbiamo veramente bisogno di quelle persone che non hanno utopia, ma che potrebbero creare sfide, investimenti per la nostra grande Italia e per la nostra grande Europa. Quello che ancora oggi mi dispiace che abbiamo ragazzi che conosco che lavorano nelle più grandi acciaierie del mondo e che ancora oggi vengono sottopagati. Mi dispiace anche per le mense aziendali che con il loro fare, non fare, si continua a mangiare male, anche perché questa inflazione sta rompendo tutto, anche se la Meloni dice che l'inflazione programmata va bene, ma fra l'inflazione programmata e reale sono due cose diverse. Abbiamo una grande transizione digitale, abbiamo una sfida del PNRR, ma i soldi si parla che dicono che sono arrivati, ma in effetti non sono ancora arrivati. Ancora oggi con questo allarme dell'INPS che si cerca di mandare con la pensione volontaria a 70 anni tutti noi. Abbiamo dei squilibri mentali e abbiamo dei grandi rischi del sistema economico mondiale. Abbiamo delle persone che veramente cercano solamente questi sono gli angeli. Ci di stare bene piacendo. Loro e non dare tranquillità e facilità e amore e una grande unione di vivacità nel mondo per tutti noi, perché in tutti questi anni tra la politica di destra, di sinistra, di centrale e quella mezzana, diciamola così, è stata sempre una politica surreale e retrograda in questi mondi. Abbiamo veramente tante cose da dire. Vorrei anche salutare quelle persone che conosco nel mondo, nell'Italia, in Europa, tra la Svizzera, Gallarate, Milano, Cremona. Vorrei salutare anche mia moglie che è qui presente, gli voglio molto bene, che sta soffrendo molto. E ci sono anche altre donne e uomini con veramente malattie insopportabili. So che questa politica e questa sanità non dà diritti di vita e di amore, anche perché non si studia abbastanza, si continua a portare a casa soldi degli altri, ma non si continua veramente a creare quella sanità di scienze, di studio nel mondo. Ancora in questi giorni sono morte persone giovani
che erano in attesa di trapianti di cuore. Ancora oggi, con tante cose che sono successe in questi ultimi anni, gente che è morta e ancora oggi non si sa perché questi malori improvvisi hanno fatto cadere nel buio giovani e persone di diverse età. Vorrei veramente salutare Sassano, Robiscana, Damiano, vorrei salutare Caldonazzo, vorrei salutare il presidente Giovanni Arvedi, che riesca nel suo intento di dar lavoro a tanti di Taranto. Spero tanto che in questi anni si riesca a comprare Terni per dare lavoro, per creare una vera acciaieria e per produrre questo grande grano che sarebbe veramente un passo della storia. È vero, oggi stiamo producendo l'acciaio del 3000, ma vorrei veramente che a Terni si produca l'acciaio del 4000. Spero solamente che in questi anni si cambi la menata della guerra, che si ritorni in tempo di pace. Spero anche che la Meloni la smetta di dare i nostri soldi all'Ucraina e in tanti paesi, perché noi italiani abbiamo bisogno d'amore, di pace, d'affetto, di cortesia, di gentilezza e di onestà. Vorrei anche salutare tutte quelle persone che lavorano nei centri delle RSA per contribuire veramente nel mondo con una sua onestà di dare amore, pace, simpatia, affetto, cura e assistenza a tutte quelle persone che sono in queste case di riposo. Non vorrei più sentire nei giornali, nelle televisioni e in tutto il mondo televisivo le storie di queste donne che non vengono lavate, non vengono pulite e vengono seviziate e vengono picchiate, perché è una cosa orribile e schifosa. Per il discorso gay, bisess, eccetera eccetera, vorrei essere come Papa Bergoglio. Se si vogliono sposare e vogliono crearsi una famiglia, che facciano pure. Non sarebbe un male, perché purtroppo pur di portare a casa questi bambini di questi orfanotrofi, per dare a loro un'onestà, una civiltà e una grande vita di umiltà nel mondo. Vorrei ringraziare tutti quelle persone che conosco e anche dei miei amici pensionati, perché se un giorno, come sto facendo, con la futura e con la solidarietà del mondo, riuscirò a cambiare questo paese. Lo so che siamo già in 5.000, ma sono pronto anche ad andare a Roma con i miei 5.000 amici, con i miei 5.000 cittadini italiani, per cambiare quest'Italia e per portare nel mondo onestà, fedeltà, felicità. Vorrei anche, solo per non essere terrorista e per non essere razzista, tutte quelle persone che abbiamo pagato e che abbiamo mantenuto, si vuole mettere seduto. Vorrei dargli un calcio nel sedere, ma non posso, perché il Papa con la sua dottrina non vuole. Vorrei solamente ribadire che certe cose possono essere fatte in un modo senso di onestà reciproca, di fedeltà e di pace. Vorrei, so che questa sera tante persone faranno la notte, non voglio dire a Matteo, a Sassano e a Damiano e a Roby e a tutte le mie squadre, voglio solo dire: lavorate in pace, non fate casini nel mondo. Ho ancora qualche giorno da stare qua, lasciatemi in pace. Se avete combinato qualche guaio, andate a cercare di sbrigarvela da solo. Se c'è qualcosa che non va, chiamatemi, sapete che il mio telefono è sempre disponibile per voi. Mi raccomando, non fate casini, non rompete le macchine e non fatemi rientrare facendomi un altro culo dalla Madonna, perché sono stufo di rientrare e scopando più di prima, perché a me i soldi più di tanto non mi danno. E è vero, avrò una grande soddisfazione immensa di parole, di grande onestà, di grande persone che mi mettono la mano sulle spalle, ma delle volte anche questa mano sulle spalle
non la vorrei. Vorrei ringraziarvi, salutarvi e vi auguro a tutti un buon lavoro e una felice nottata insieme a tutte le persone che conosco, i miei amici, le mie amiche e a tutto il mondo. Ciao da le Terme di Cervia. Che Dio mi benedica e non combinatemi i danni. Ciao!